Tanti in sala pensano che i rifiuti siano uno dei maggiori problemi nelle grandi città. Molti sono convinti che la colpa sia del sistema. Oggi sono qui per mostrarvi cosa possiamo fare noi per cambiare questo sistema e per parlarvi di zero waste, zero rifiuti e zero sprechi. Io e mio marito siamo due biologi marini. Per anni abbiamo studiato la biodiversità, l'inquinamento, l'impatto dell'uomo sull'ambiente. Siamo sempre ritenuti una famiglia ecologica. Usavamo pochissimo o per niente la macchina e facevamo la raccolta differenziata seguendo tutte le regole. Quando però siamo arrivati a Napoli abbiamo capito che stavamo sbagliando qualcosa. Una sera, infatti, durante il nostro trasloco, tornando da uno degli innumerevoli viaggi ai cassonetti della spazzatura per buttare tutti gli imballaggi, mi sono resa conto che non stavamo facendo proprio niente per proteggere l'ambiente. Con l'uso di tutta quella plastica, usa e getta, stavamo invece creando un mini disastro ambientale. Inoltre, criticavo l'enorme quantità di spazzatura che vedevo per le strade di Napoli, ma non stavo facendo niente per ridurla. L'unica differenza era che la nostra spazzatura era divisa per categoria. La notte ho dormito pochissimo. Ho passato ore su internet a cercare di capire cosa potevo fare io, cosa poteva fare la mia famiglia per ridurre i rifiuti. Ho scoperto che ci sono persone che in un anno producono così pochi rifiuti da poter essere contenuti in un barattolo di marmellata, più o meno 500 grammi, compreso il barattolo. Volete sapere qual è la media nazionale? In un anno un italiano produce in media 500 kg di rifiuti, 1,5 kg al giorno. Una bella differenza, no? Ho capito che dovevamo fare qualcosa. Dovevamo cambiare il nostro comportamento se volevamo evitare di produrre tutta quella spazzatura. Altrimenti come avremmo potuto definirci ancora amanti dell'ambiente se eravamo noi i primi a contribuire alle montagne di rifiuti che si accumulano nei nostri mari? Perché mentre noi compriamo verdura imballata singolarmente, beviamo acqua dalla bottiglietta in plastica usa e getta o beviamo il caffè dal bicchierino monouso, le plastiche le microplastiche invadono i nostri mari. E non sto parlando del mare, dell'Oceano Pacifico, delle isole di plastica in Pacifico che forse avete visto in TV. No, sto parlando del nostro mare, il Mar Mediterraneo. Cosa sono le microplastiche? Le microplastiche sono tutti quei pezzettini di plastica che derivano da cosmetici, vestiti, materiale plastico più grande che si frammenta e pezzettini via via sempre più piccoli, fino ad arrivare a 5 mm di diametro. Molti materiali infatti non si degradano, rimangono nell'ambiente per centinaia di anni in frammenti appunto via via sempre più piccoli e possono creare dei disastri ambientali di portata inimmaginabile. In Mediterraneo le microplastiche arrivano fino a 10 kg per chilometro quadrato, praticamente una zuppa di plastica. Io non ci nuoterei e immagino neanche voi. E così abbiamo invertito la rotta, abbiamo iniziato ad adottare uno stile di vita zero waste. Cosa vuol dire zero waste? Letteralmente dall'inglese zero waste è senza zero sprechi e zero rifiuti. Si tratta di uno stile di vita che punta a minimizzare, anzi ad eliminare i rifiuti che devono essere mandati in discarica e a minimizzare quelli che possono essere riciclati. Si tratta di uno stile di vita più sostenibile, più semplice e per certi versi anche più lento. Arrivare a zero rifiuti può sembrare un obiettivo irraggiungibile. L'importante però non è focalizzarsi sullo zero, ma impegnarsi ogni giorno a fare del proprio meglio per ridurli. Ci sono diversi approcci allo zero rifiuti e sono convinta che ogni persona, ogni famiglia dovrebbe trovare il suo.
Ricordiamoci però sempre che basta anche un solo piccolo gesto, ma fatto da tantissime persone, per fare una grande differenza ed avere un grande impatto sugli altri. Dopo 2 anni ancora facciamo i nostri viaggi al cassonetto e la spazzatura, ma una sola volta a settimana per l'organico e una volta al mese o anche meno per tutto il resto. Ho un blog, Vivere senza rifiuti, in cui racconto la mia storia di Zero Waste a Napoli e cerchiamo ogni giorno di fare scelte migliori per noi e per l'ambiente. Il nostro primo passo è stato analizzare cosa c'era nella nostra spazzatura. Il secondo è stato quello di trovare alternative durevoli a quelle usa e getta, un passo alla volta. Ma tutto questo doveva essere sostenibile anche da un punto di vista economico. Quando siamo arrivati, io ero senza lavoro, avevamo appena affrontato un trasloco internazionale e iniziavamo la nostra vita in una nuova città. Siamo quindi partiti da quello che per noi era il passo più semplice, quello che ci sembrava più facile, eliminare l'acqua in bottiglia. Ci siamo muniti di 2 borracce riutilizzabili che riempiamo con l'acqua del rubinetto. In 1 anno la nostra famiglia ha evitato di acquistare almeno 600 bottiglie di plastica, evitando non solo la plastica usa e getta, ma risparmiando anche molti soldi, perché l'acqua in bottiglia costa molto di più di quella del rubinetto. Abbiamo trovato qui a Napoli tantissime botteghe e negozi alimentari che vendono sfuso. Compriamo il cibo con i nostri sacchetti di stoffa che abbiamo ricavato o da vecchie federe o da scampoli di stoffa che avevamo in casa. Usiamo tovaglioli, fazzoletti e spugne in stoffa e abbiamo comprato i pannolini lavabili per nostro figlio. In bagno usiamo dei saponi solidi. Rifiutiamo sempre, sempre, la plastica usa e getta. Se siamo in un bar, in un locale o in un ristorante, chiediamo di non usare la cannuccia o i bicchieri monouso. Portiamo sempre con noi la nostra borraccia per l'acqua. Se andiamo a fare acquisti, portiamo la nostra borsa in cotone. E se andiamo al ristorante, portiamo con noi un contenitore per gli avanzi. Dobbiamo ricordarci che acquistare è uguale a votare. Votiamo con i nostri acquisti. Quando stiamo comprando un prodotto, stiamo dicendo al mercato di produrlo proprio in quel modo, perché ci piace, e di continuare a fare così. Scegliamo quindi sempre molto, molto attentamente a chi dare il nostro voto. Da quando abbiamo iniziato questo stile di vita, compriamo di meno, ma di maggiore qualità, e la nostra prima opzione è sempre l'usato. Cerchiamo di investire di più, cerchiamo di investire di meno negli oggetti e di più nelle esperienze e nelle relazioni con le persone. Abbiamo ridotto quelli che sono soltanto dei bisogni indotti. Ci siamo resi conto che non avevamo bisogno di tutti quei prodotti per la cura del corpo o dell'ultimo gadget tecnologico e che potevamo semplicemente farne a meno. Dopo qualche mese passavo ancora ore e ore su internet a cercare di capire come potevo ridurre ancora di più i nostri rifiuti. Ho iniziato anche ad autoprodurre con qualche successo, come ad esempio il detersivo per il bucato, che ora mia madre, capite, mia madre è una mamma del sud, mi chiede di fare per lei, e vari disastri come il dentifricio a base di olio di cocco, poi quello a base di argilla, poi il dentifricio a base di bicarbonato e poi basta, adesso non lo autoproduco più, lo compro ma in vetro. Online ho incontrato donne e ragazze che come me cercavano di cambiare il loro stile di vita. Abbiamo creato un gruppo WhatsApp, non molto originale, ma dopo un po' il gruppo si era fatto talmente grande, eravamo talmente tante, che questo gruppo era diventato ingestibile e abbiamo dato vita alla rete Zero Waste. Per ispirare questo cambiamento e per dare la possibilità a chi si trova nella stessa località di entrare in contatto nel virtuale, ma poi di incontrarsi nel reale. Dopo un po' è iniziato a succedere intorno a me qualcosa che mai mi sarei aspettata. Anche gli altri hanno iniziato a cambiare.
Ad esempio, il cameriere del mio bar preferito adesso serve l'acqua in un bicchiere di vetro anziché in plastica. Il panettiere sotto casa non prepara più il sacchetto di carta quando ci sono io, perché sa che porto il mio in stoffa. E nella mensa del mio istituto sono apparse le brocche, non c'è più l'acqua imbottigliata. Il mio capo è arrivato in ufficio con i bicchierini in vetro per sostituire quelli usa e getta. Anche un solo gesto può fare una grande differenza e avere un grande impatto. Quindi, perché non iniziare oggi?